Eccoci, inizia questo 2024, spero abbiate passato delle buone feste. Anche quest'anno il canale si prefissa l'obiettivo principale di portarvi tutti i camerafone dell'anno facendo delle analisi sui file RAW, file per file, lavorabilità, studio un pochettino di come lavorano le ottiche e quant'altro. Insomma, chi mi conosce già lo sa, per chi non mi conosce trovate sul canale tutta una serie di video con cui potete farvi un'idea e per scoprire invece perché vi parlo di questo, chi sono, che lavoro faccio e quant'altro, potete andare sul mio sito www.vincenzodecaro.com o su Instagram dove trovate un po' dei miei lavori, sia a livello cinematografico, sono un direttore della fotografia, che per quanto riguarda la mia attività, la mia passione qui sul web, ovvero quella di parlarvi di camerafone e smartphone fotografi. In questo periodo caldo sappiamo escono un sacco di rumors, insomma, su tutto quello che potremmo aspettarci il prossimo anno nel mondo degli smartphone, soprattutto dei camerafone, e quindi analizziamo un pochettino i rumors che sono usciti. Ho unito un po' di cose, vediamo un pochettino che anno sarà. Io mi sono già fatto un'idea con un brand in particolare che potete immaginare. Sto già lavorando intensamente su quello che sarà il camerafone di punta del prossimo anno. Ve lo dico, non parleremo di Xiaomi in questo video. I 14 e i 14 Pro in Cina sono già usciti, potete trovare tutto. Il modello di punta che ha parecchie cosucce e novità, se ne parla fra qualche mese, ragazzi. Però ci saranno dei contenuti pazzeschi, vi dico solo che mi devo preparare ai meno 35 gradi e vi ho detto tutto. Detto ciò, partiamo in quarta. Prima di parlarvi brand per brand, c'è un grosso rumors che forse ogni anno un pochettino compare sul web. Quest'anno più che mai si è parlato di alcune voci che dicono che addirittura con una certa imminenza arriverà il sensore micro 4 terzi sugli smartphone. Ora, sappiamo che sarebbe un'evoluzione pazzesca, sensore micro 4 terzi già lo si può un po' abbinare realmente a delle camere che se la battono per benino nel mondo professionale, specialmente magari delle eventistiche e cose del genere, penso alle GH di Panasonic, insomma anche altre. È uno step enorme rispetto a quello che oggi è il massimo che abbiamo, che è il sensore da un pollice. Da capire in realtà quando avverrà, se avverrà, e soprattutto se avrà senso, quanto bisognerà ottimizzare il tutto, soprattutto a livello di spessore, perché nonostante io sia una persona che lavora con gli smartphone, che promuove lo smartphone come mezzo da considerare nel mondo professionale, soprattutto a livello fotografico, una persona particolarmente appassionata di hardware e quant'altro, penso sempre che alla fine deve esserci quell'equilibrio tra qualità, evoluzione dell'hardware, ma anche quel senso che accompagna il mondo degli smartphone in questo settore, ovvero portabilità, comodità, immediatezza d'utilizzo. E il micro 4 terzi diventa impegnativo sia fisicamente che a livello di gestione dello scatto. Vedremo cosa succederà. Insomma, prima o poi, secondo me, accadrà questa cosa, ma io dico almeno 3 anni buoni prima di vedere i primi esperimenti. Partiamo con i brand. Allora, Oppo, Find X6 Pro, sappiamo che ci ha impressionato particolarmente l'anno scorso, sensori giganti, lenti pazzesche, bellissime lunghezze focali, questo 65 mm, che nel 7 che da Pro diventa Ultra, quindi vediamo sempre i modelli più evoluti. Qui abbiamo una foto ufficiale del back e non è bellissimo, diciamo che forse si poteva fare di meglio, una disposizione a croce, non lo so, ma evoluzione numero uno, me le sono appuntate per sicurezza. Il Sony Lit 900 sarà il nuovo sensore da un pollice del 2024, quindi dall'IMX 989 che ci ha accompagnato sui camerafone per tutto il 2023, in realtà già nel 22 forse si era visto, abbiamo questo Lit 900 che cosa si promette? Stessa superficie, un pollice, ma processo a 22 nanometri, quindi dovrebbe essere molto più performante sotto diversi punti di vista. In questo caso dell'Oppo avremo un 24 mm f1.8, quindi grosso modo siamo sui numeri del 6 Pro. Ma l'evoluzione la vediamo sui teleobiettivi. Abbiamo lo zoom 3x65 mm, che la stessa focale che avevamo sul 6 Pro, con un sensore IMX 890 1 su 1.56 pollici, quindi ancora una volta sensorone giganteschissimo per un teleobiettivo su smartphone, ed è lo stesso che troviamo anche sull'ultra wide. Ci sarà poi un secondo teleobiettivo 6x 130 mm,
IMX 858 1 su 2.51, è lo stesso del 13 Ultra, della 5x del 13 Ultra. Da capire i diaframmi, da capire tante cose. Qui abbiamo degli scatti che io trovo interessanti, ma insomma sono fatti palesemente in modalità ritratto, quindi non sono dei RAW lavorati, non sono dei semplici JPEG, è proprio la modalità ritratto, quindi con un bokeh molto esagerato. Sicuramente, conoscendo il 6 Pro, vedremo delle cose incredibili, ma bisognerà insomma analizzarlo per benino, cosa che faremo qui sul canale. Il secondo brand di cui voglio parlare un po' atto di fiducia è Nubia, perché l'anno scorso abbiamo provato, cioè sul canale, la prova dello Z50 Pro, ha portato il 35 mm, fa una scelta coraggiosa sul sensore principale, era molto indietro sui sensori secondari. Z60 Ultra promette, ecco questo è il back, anche qui non mi fa proprio impazzire, però sistemi ottici con molto spazio, promette infatti un'evoluzione credo interessante proprio sui sensori principali e secondari, scusate. Innanzitutto anche qui abbiamo la scelta coraggiosa del 35 mm con un sensore da 1 su 1.49 pollici stabilizzato 50 megapixel, quindi abbiamo parlato nel video dei pro e dei contro di avere il 35 anziché il 24. Scelta coraggiosa e secondo me sensatissima anche sull'ultra wide, 18 mm anziché 14, meno male, grazie a Dio, perché sapete che io le ultra wide su smartphone un po' non le digerisco, una focale troppo spinta distorce sempre tanto, perde tanto dettaglio ai bordi, vignettature, cose, non sono mai eccellenti a livello delle altre camere presenti sullo smartphone. Anche sul teleobiettivo sembra esserci una piccola evoluzione, un mezzo pollice, 64 mm f3.3, non pazzesco in realtà a livello di numeri, ma è uno smartphone a cui voglio dare fiducia il prossimo anno, cioè anzi quest'anno, gli dedicherò sicuramente una prova più approfondita. Honor, allora, esteticamente è molto carino, devo dire simile al 5, eccolo qui. Anche qui si parla di un'evoluzione sotto il punto del teleobiettivo. Allora, Honor, che sul sensore principale porta un Omnivision 50H, 50 megapixel, 1 su 1.28 pollici, quindi un po' più piccolo in realtà del sensore principale che abbiamo visto sul 5 Pro, che era 1 su 1.12 pollici. Ultra wide, niente di nuovo, anche qui l'attenzione, secondo me questo sarà l'anno dell'ulteriore miglioramento e ottimizzazione nel campo dei teleobiettivi, che secondo me sono stati i protagonisti dello scorso anno, con un sensore che addirittura si preannuncia essere ancora più grande di quello dell'Oppo, 1 su 1.4 pollici, o addirittura c'è chi ipotizza un 1 su 1.3 pollici, tantissimi megapixel purtroppo, 200 o 160, ma Honor secondo me vuole andare ad impattare il mercato di Samsung S24 Ultra, numeri pompati, file pronti, e dovrebbe essere una 5x, quindi una 120 mm. Non mi fa impazzire, un po' come iPhone, cioè 13 mm, 24 mm, 120 mm, no grazie, non mi fanno impazzire questi megapixel così tanto pompati, ma la misura del sensore del teleobiettivo sembra essere molto interessante. E questa cosa, questo teleobiettivo misterioso da 1 su 1.5, 1 su 1.4, la ritroviamo anche in altri brand, ad esempio Vivo, l'X100 è già uscito, qui vi faccio vedere al volo le caratteristiche, le trovate, insomma un ottimo comparto hardware, ma niente di rivoluzionario. C'è addirittura il sensore da un pollice e ancora l'IMX 989, quindi non l'hanno neanche rinnovato con il Lit 900. Quello che aspettiamo è il Pro Plus. Il Pro Plus, ecco, si rumoreggia anche qui questo zoom periscopico con tanti megapixel e che dovrebbe, in questo caso 4.3x, quindi un 100 mm circa, già un po' più di senso. Ecco qui, si dovrebbe attestare intorno al 1 su 1.5 pollici, quindi vedete che anche qui dopo Oppo e dopo Honor abbiamo questo misterioso teleobiettivo. Vedremo cosa accadrà. Insomma, se ritarderà ad arrivare, vi comincerò a portare l'X100 Pro normale, anche se scopo del canale è portare soltanto le serie top, diciamo, per ogni brand.
P70 di Huawei, tanto felice di scoprire che probabilmente ci sarà il ritorno sul mercato globale di Huawei, meno male, un brand che manca perché stava arrivando a livello di eccellenza, anzi è arrivato a livello di eccellenza molto molto alto. Si parla di questo P70 Art, che dovrebbe avere la caratteristica dell'utilizzo di lenti non fatte interamente in plastica, ma con un elemento dei 7 totali che le compongono in vetro, e questo porterebbe ad un diciamo livello qualitativo, sempre a livello di risolvenza e di qualità ottica, molto molto più alto. Si dice addirittura che saranno le ottiche più costose del mercato. A livello di numeri di focali, sensore da un pollice principale si rumoreggia, e anche qui si rumoreggia di un teleobiettivo 4x100 mm da focale, che dovrebbe avere delle caratteristiche molto molto spinte. Quindi secondo me stiamo un po' parlando sempre dello stesso pezzo di hardware per un po' tutti i brand. Per ultimo lasciamo il mio brand preferito, Samsung. Allora, un po' disarmante secondo me. L'S24 Ultra, estetica identica, ma l'estetica è molto bella dell'S24 Ultra, ma il comparto camere non sembra aver subito evoluzioni, non è più grande, non, insomma, è proprio, sembra proprio lo stesso. Si parla forse di sensorini un po' più grandi, ma non saranno mai ai vertici del mercato. Secondo me non è neanche quello lo scopo di Samsung, ma per trovare una sua dimensione fotografica, che per me oggi non ha, lo so, sarò l'unico, ma se vi guardate la classifica dell'anno scorso sapete che l'ho messo ultimo, e lì vi spiego a fondo il perché, e ci sono anche due prove approfondite sul canale, quindi non parlo a casaccio e parlo sempre in relazione a come lavoro io con gli smartphone. E per sapere come lavoro io con gli smartphone dovete un po' seguire il canale o seguirmi sul sito, su Instagram e quant'altro. Su Instagram trovate scatti fatti da me solo con smartphone, ad esempio. Capite un pochettino quello che mi serve, quindi il perché giudico così negativamente Samsung. Numeri pompati, software iperinvasivo, e non mi sembra ci sia niente di nuovo sotto al sole. Si parla di sensori un po' più grandi, il teleobiettivo, il 10x, che odio, inutile, brutto, passa da 10 a 50 megapixel. Potrebbe addirittura peggiorare, quindi attenzione, vedremo. E la camera principale 200 megapixel, ma facciamo 400, 1:1.3 pollici. Allora, secondo me Samsung deve fare un lavorone a livello software. Smetterla con questa invasività così brutta, così da persona che ha appena iniziato a usare Lightroom e mette la nitidezza, la struttura, tutto al massimo, perché i file questo rappresentano, saturazione al massimo, tutto al massimo, e lavorare tanto sull'interfaccia, perché per i pro, nonostante abbia tantissime funzioni, è un disastro, è poco intuitiva, è lenta, ha delle opzioni assurde che devi per forza andare a cercare, sistemarti, insomma, non mi fa impazzire, non mi piace per niente. Invece passiamo all'ultimo brand che prendiamo in considerazione in questa piccola analisi dei rumors. Non ho incluso OnePlus, scusatemi, mi sono dimenticato, poi capiremo se c'è qualche rumors a riguardo. Ma Sony, rumors parlano di una presentazione imminente, perché all'NWC 2024, quindi febbraio se non erro, con uno smartphone che presenterà anche qui un teleobiettivo, è il rumors principale, perché vi ripeto, questo è l'anno in cui, vista come è andata l'anno scorso, si punterà su questo, un 6x140 mm periscopico. E vedremo, insomma, non c'è molto altro. Sony è sempre quel brand che, interessante, ha tirato fuori anche, no, il periscopico con zoom continuo, eccetera eccetera, ma che, a cui poi, non lo so, manca sempre un qualcosa per essere preso davvero in considerazione. Comunque abbiamo visto l'Xperia 1.5, che ha questo teleobiettivo appunto 85-125 mm zoom continuo. Sicuramente sarà un brand da tenere sott'occhio come ogni anno, e spero faccia un po' meglio del 2023. Io
concluderei qui, perché Apple è inutile che ve ne parlo, lo sapete, è molto brava a non svelare nulla, e poi escono dei rumors assurdi, si parla già di iPhone 17, cioè è abbastanza inutile parlare. OnePlus, diciamo che quando dimostrerà di poter entrare davvero nel settore dei super top di gamma con dei camera phone di altissimo livello, sicuramente lo prenderò in considerazione. Per ora diciamo che secondo me è più Oppo di quella famiglia il brand da considerare, e direi che per questo video è tutto. Sarà un anno interessante, un anno un po' di assestamento, sensore da un pollice rinnovato, i teleobiettivi che l'anno scorso hanno avuto il loro boom, la loro evoluzione più grande, quest'anno andranno ancora un po' oltre, avranno un po' di margine. Come sempre qui ci concentreremo tanto sugli hardware, sulle prove fotografiche reali, e spero che passerà un po' la moda e la passione per questi software incredibili, che sì, sono effettivamente incredibili. Vedremo anche Google, intelligenze artificiali, che sarà veramente una festa, ma che sotto il punto di vista fotografico, secondo me, hanno raggiunto un po' la loro saturazione, e quello che riescono a fare i camera phone che puntano sull'hardware ormai è veramente tanto superiore rispetto ai risultati che otteniamo con quei brand che puntano sul software. Vedremo. Tenetemi compagnia anche quest'anno, mi raccomando, mettete like, seguite il canale, commentate per sostenermi. Vi ricordo www.vincenzodecaro.com, preset Lightroom dedicati al mondo degli smartphone, LAT, video per Xiaomi e per iPhone. Seguitemi anche su Instagram, su TikTok, e noi ci vediamo al prossimo video.